piano delle politiche del lavoro, devo dire che la cosa che ci crea più preoccupazione è lo stato di Fincantieri, di Finmeccanica, e confidiamo con grande forza che l'incontro con il Ministro possa portare chiarezza su questi due elementi di fondo, sulle politiche industriali del governo in generale, ma particolarmente su alcune scelte settoriali molto forti, per cui confidiamo in una risposta. Però abbiamo assunto una posizione molto precisa, che è quella: noi siamo in questo momento per privilegiare i momenti dell'unità tra la città, le categorie economiche e le organizzazioni dei lavoratori. Siamo contrari a processi di forzatura. Mi pare molto importante l'appello che c'era oggi da parte della CGIL: occorre superare i particolarismi e sapere che dobbiamo affermare una linea generale unitaria di sviluppo della città. Avremo appuntamenti importanti e dobbiamo presentarci a questi appuntamenti in modo unitario. L'unità è la nostra forza, la radicalizzazione può diventare un elemento di debolezza. Sul piano invece del segmento lavori pubblici, ovviamente devo fare un bilancio che parte dal fatto che molto lavoro ci è stato portato da fatti atmosferici. Abbiamo 94 cantieri aperti per quanto riguarda l'alluvione, 94 interventi puntuali, e abbiamo chiuso tutti gli interventi dello scorso anno, che sono stati 24 interventi mirati su Sestri. Devo dire, perché diciamo rispondere al vero, che noi non abbiamo ancora il quadro delle certezze economiche per quanto riguarda gli stanziamenti del governo a favore dei danni provocati dall'alluvione. Parlo dei danni particolarmente alle strutture pubbliche. Oggi tutto quello che si sta facendo, pari circa una ventina di milioni di euro, è stato finanziato dal comune di Genova. Ecco, quando si dice che ci vorrebbe una maggiore presenza, noi abbiamo stanziato 20 milioni di euro per fare opere di somma urgenza. E sia ben chiaro, Miceli l'ha ricordato sull'impatto lo scorso anno: oltre ad aver anticipato i soldi, ci hanno dato il 30% in meno di quello che abbiamo speso e ce l'hanno conteggiati nel patto di stabilità. Ecco, questo, scusate, è una delle cause per cui, rispetto all'indebitamento, siamo un po' sotto rispetto a quello che ci eravamo ipotizzati. Per queste cose, sono queste che abbiamo dovuto affrontare. Certo, queste sono... Ovviamente, se io dico in chiaro, questo è una cosa che deve essere affrontata, perché non si può proseguire in questo modo. Siamo all'emergenza. L'unico che ci mettono i soldi sono i comuni, ma non vale a mai. Attualmente abbiamo 94 cantieri aperti, una parte li stiamo chiudendo, in due o tre casi siamo già intervenuti. Ieri c'era una delibera in giunta per quanto riguarda San Fruttuoso, anticipando noi dei soldi che dovrebbero mettere i privati per rispondere a danni che sono avvenuti nelle loro proprietà. Questo è il punto. Le cose più significative che abbiamo chiuso quest'anno sono, secondo me, il completamento della sistemazione idrogeologica della parte di foce del torrente Sturla. Abbiamo chiuso via Rubens, abbiamo aperto via Rubens, è il proseguimento chiuso della passeggiata che sta tra Voltri e Cantiere. Via Rubens è aperta. Abbiamo aperto via Rubens. Chiuso il cantiere, non si capiva. Abbiamo ragionato e concluso i lavori a Palazzo dei Temari, e per la prima volta abbiamo dotato la Val di Sagno di un grandissimo parcheggio a Monastano. Anche in questo caso tre riflessioni veloci. La prima, appunto, sul fatto che tutti i lavori nei parchi storici sono partiti, alcuni anche completati, comunque li enumero in modo molto veloce, li elenco in modo molto veloce. Villetta di Negro è partito, appunto, tutto nel 2011, quindi è partito il giardino, i lavori di risistemazione, di riqualificazione del giardino all'italiana.
quindi il primo lotto e il secondo lotto. La durata dei lavori 120 giorni, sono partiti il 30 agosto 2011 come ci eravamo impegnati a far sì che partissero, per un valore di 800.000 euro. Parchi di Nervi, partito appunto il primo lotto dei parchi di Nervi, il valore complessivo è di 1.700.000 euro, con in particolare la parte appunto di restauro complessivo che riguarda il verde e la serra. Sono partiti i lavori il 6 settembre, la durata dei lavori sono 510 giorni, 240 per l'esecuzione e 210 giorni per l'attecchimento ovviamente delle piante. Sono partiti e sono lavori in corso, consegnati in questo caso a novembre il 22-11, il restauro fabbricati Casa del Console, primo lotto, secondo stralcio. Il percorso pedonale Villa Serra, collegamento con Galleria d'Arte Moderna e Walsoniana, i lavori sono stati ultimati il 2 novembre 2011. Dicevo, valore complessivo del secondo lotto, che è comunque partito, 2.200.000 euro. Poi ancora parchi di Nervi, riguarda le piante, quindi la fornitura, piante già fornite, Barni Rose, lo dico perché sono le rose più belle che ci sono al mondo, quindi per il Roseto, che sarà una delle prime realizzazioni, la fornitura piante varie invece appunto il più generale sui parchi di Nervi. Villa Rossi, sono stati ultimati i lavori in questo caso, come avevamo previsto, il 29 novembre 2011. In questo momento sono in corso l'installazione dei corpi illuminanti e stiamo appunto allestendo anche le videocamere appunto per la sorveglianza in quel piano generale che abbiamo presentato assieme all'assessore Scidone per la videosorveglianza appunto in tutti i parchi storici. Villa Rosazza, lavori in corso attualmente per un importo complessivo di 2.140.000 euro. L'ultimazione prevista per il primo lotto è del primo di luglio 2012, quindi contiamo anche in questo caso di chiudere comunque nel 2012. Parco dell'Acquasola, come sapete, l'abbiamo suddiviso in due sostanzialmente annualità, quindi i primi 350.000 euro quest'anno, cioè 2011, e gli altri 350 appunto per il 2012. No, è anche l'anno che l'abbiamo salvato. Esatto, salvato, e però è partita appunto la progettazione, e noi l'avevamo comunque, come avevo già detto, l'avevamo fatto partire indipendentemente dall'esito della sentenza, e in tutti i casi questo conferma che la progettazione che abbiamo, diciamo, ormai quasi completato e che abbiamo anche discusso con i cittadini andrà in porto. Villa Durazzo Pallavicini, anche in questo caso abbiamo alcuni lavori che sono non solo iniziati ma anche già terminati. In questo caso do il valore complessivo, che è di 3.710.000 euro. Lavori ultimati dalla Crearte il 10 ottobre 2011 riguardano la tribuna gotica. Lavori in corso consegnati riguardano il Tempio di Flora, che quindi sostanzialmente lavori di manutenzione e di riqualificazione, il castello e mausoleo, che sono sostanzialmente lavori in corso, in particolare per il castello, per somma urgenza soprattutto. Poi Duchessa di Galliera, 2.660.000 euro. Villa Dori, i lavori sono stati consegnati il 29-11-2011, quindi sono partiti per 1 milione di euro. L'acquedotto storico, alcuni completati e altri invece partiti e che dureranno come lavoro 270 giorni, cioè Fossato Cicala fino alla chiesa di Molassana, il planetario presso il Parco delle Mura. Quindi abbiamo acquedotto storico per un valore complessivo di 400.000 euro, ultimati soprattutto appunto a casa dei filtri sul ponte Sifone del Gerato, ormai anche i percorsi. Sì, dopo ve lo dico. Avevamo detto che sarebbe stato l'anno della riqualificazione dei parchi e i dati dicono che sicuramente. L'altra cosa che volevo dire è che abbiamo anche completato l'iter per la gestione, nel senso che l'ultima delibera approvata dopo la manifestazione di interesse, che ha visto 35 proposte da parte appunto di soggetti interessati alla gestione, partirà appunto nel 2012 in seguito all'approvazione dell'ultima delibera, che trovate tra l'altro integralmente sostanzialmente pubblicata su Città Digitale, quindi potete anche vedervela in modo completo, per il bando appunto per l'affidamento vero e proprio della gestione intanto dei primi due parchi, cioè Villa Pallavicini e Villa Duchessa di Galliera. Poi stiamo lavorando anche agli altri due, che sono appunto Villa
Villa Croce e i parchi di Nervi come curatore scientifico. Questa è la svolta perché noi abbiamo voluto contemporaneamente alla riqualificazione avviare i processi per la gestione.